Ciao, io sono Richard HTT. E io sono Frafrog. E in queste buste ci sono le nostre prime volte. Dalle più facili, quella verde. A quelle un po' più complesse, ci dicono. E adesso andiamo ad aprirle. Sì, come in un gioco, i livelli di difficoltà. La prima parola. La prima parola. Dovrei chiedere a mia madre, magari è lei che se lo ricorda. Sono indecisa tra mamma e Super Mario. Sì, anch'io credo sia mamma. Il primo approccio con il digitale. Con un videogioco, mi sembra un videogioco del corpo umano. Ho inserito dentro il computer e ci ho giocato. Io ricordo una cosa simile con quei dischetti tipo CD-ROM con 100 giochi dentro. E poi nel mentre ho scoperto anche i programmi di montaggio, quindi a 9 anni ho imparato a montare i video. Wow! Montavo i filmini delle vacanze. La prima volta che ti sei vergognato. Io, una delle primissime volte in cui mi sono vergognato, ero tipo all'asilo, mi sembra, e c'era una bambina che volevo tanto baciare. Wow. E quindi ho detto, senti, ma possiamo darci un bacio? E anche lei si vergognava un po', allora ho detto, senti, ci vediamo in questo intervallo sotto i banchi e ci diamo un bacetto. E ci siamo dati un bacetto. Un momento di estrema vergogna è stato alla comunione, quando io ho chiesto di potermi vestire da maschio e mi hanno detto, no, tu sei una femmina, ti devi vestire con l'abito lungo. E sono stata tutto il tempo in crisi perché mi sentivo proprio inadatta. Il primo disegno. Però adesso non skippate andando direttamente alle domande difficili, aspettate, dai! Nel mio caso uno dei miei primi disegni sicuramente è stato un disegno manga che ho copiato da una rivista che comprava mio fratello, che ora non c'è più, che si chiama Benkyo. Io forse non sarà stato il primo, ma ricordo che da piccola ho avuto la mia corrente artistica Pokémon, quindi ero fissata con un Pokémon che era Ninetales, e disegnavo tutti i miei amici come se fossimo cani praticamente, disegnavo le avventure di io e i miei amici cani. Il primo video girato. Guarda, questa so pure quale risposta darai, quindi parto io. Vai, ok. Vediamo se è la risposta che dare sul serio. Il mio primo video, quello su YouTube ovviamente, è stato Hilary Duff diventa un avatar Navi, era appena uscito Avatar in quel periodo, quindi a me piaceva fare fotomontaggi, quindi non so perché ho trovato questa immagine di Hilary Duff e ho detto se adesso la trasformo in un avatar posso farci anche un video per il mio nuovo canale YouTube che ho aperto proprio il giorno di San Valentino. E quel giorno caricai quel video senza alcun senso. Io il mio primo video che ho pubblicato è stato proprio un primissimo video in cui era soltanto uno slideshow dei miei disegni che si chiamava proprio per piacere guardatelo alcuni miei disegni manga, giusto per far capire quanto ero disperato e in cerca di approvazione degli altri. La prima volta che i tuoi genitori hanno visto un video, tu te lo ricordi? Allora, credo che nel tuo caso ancora non sia avvenuto questo giorno. Sì. Assolutamente, anzi stranamente, ogni volta che i miei genitori a un certo punto si accorgevano di qualcosa che stavo facendo, arrivava sempre un commento tipo, cavolo, sembra proprio una cosa professionale. Wow, incredibile. Come dire, da te non me lo sarei mai non me lo sarei mai aspettato. Il primo fumetto piaciuto. Topolino, le storie di Topolino, in particolare quelle di Paperon de Paperoni, che poi adesso dirò una cosa, secondo me non troppo impopolare, ma dico, perché Topolino si chiama Topolino, se tutti amano i paperi? Diciamoci la verità, perché i paperi sono le storie più belle. Per fortuna vivevo già in un contesto in cui i fumetti erano attorno a me, c'era mio padre che fin da quando era giovane collezionava fumetti e quindi a casa avevo Nembo Kid, Flash Gordon, tutti questi fumetti. Il primo libro pubblicato. Il mio è stato con Shockdom, sono stata io a chiedere udienza. Perché avevo creato questa storia che era il fantastico pianeta che sta nel sistema solare ma nessuno lo sa perché nessuno l'ha mai visto, il cui titolo è più lungo del contenuto stesso del libro. Cosa? Che cosa significa? Sto scherzando. Il primo, diciamo, libro è quella che abbiamo fatto recentemente in edicola, relativa alle avventure di Rupert e Riccio, e secondo me quello potrebbe essere catalogato come primo esperimento in edicola, a cui veramente primo progetto a cui stiamo lavorando, che ci sta sudare, esatto, diciamo. Sì. La prima volta che ti hanno riconosciuto. Mi sa che è stata quella volta in cui io ero andato appunto a questa fiera del fumetto e a un certo punto stavo andando in giro e c'è questa ragazza che era vestita da Pippi calze lunghe che tipo si gira verso di me e sgrana gli occhi, fa tipo Richard HTT! E inizia a urlare, ma inizia a urlare venendomi addosso, proprio aah! E tutti quanti che si girano, e c'è questa ragazza avvinghiata la mia gamba e continua a urlare aah! Cioè, e io dicevo, non le sto facendo niente, non le sto facendo niente, lo giuro, sto facendo tutto da sola. Il primo hater. Il primo hater.
Allora, noi per fortuna non abbiamo tantissimi hater, però il mio primo vero hater, che proprio sotto ogni video è arrivato e continuava a commentarmi, gli piaceva molto di più il canale di FraFrog e quindi veniva sul mio canale a insultarmi. E quando facevamo i video insieme dicevo no, perché tu non ti meriti di stare vicino a Francesca. La prima volta di Rupert e il Riccio. La prima volta che si è visto Rupert sul mio canale è stato ormai il 2015, era un video animato che avevo fatto io con After Effects, dove io e Rupert ci trasferivamo in un nuovo appartamento e c'era una storia di me che evocavo per sbaglio un demone del calcare. Cose che accadono. È tutto normale questa storia. Normale. Nel mio caso il Riccio si è creato appunto agli inizi proprio del mio canale proprio per il bisogno di avere qualcuno con cui parlare nei video. Cioè praticamente ero così solo che invece di andare in giro per il mondo a farmi degli amici me li creavo. E in generale comunque ricordiamo, per chi volesse entrare nel merito delle avventure di Rupert e Riccio, eccole il qua. Fumetto è in edicola. Buttiamo anche questo. No! Iniziamo la parola. Ultima, Ultima, ultima. C'è l'ultima. Potevo intuire che si andava a parare su questo. No. Il primo bacio. Il mio primo bacio è stato strano. Perché io non sentivo per niente la pressione. Dicevo, vabbè, è avvicinare le psicologica, labbra. Psicologica, dici? Sì, no, per me era una cosa puramente, capito, due persone si avvicinano, le loro labbra si toccano, poi... fine. Invece, no, fine. Che cos'era questo? È un classico primo bacio. Quindi io stavo lì e c'era il mio ragazzo che diceva no, non ce la faccio, no, è troppo, forse evidentemente non gli piacevo, non lo so. Comunque sta di fatto che io dicevo vabbè, quando te la senti? E io aspettavo. E più o meno è andata avanti così 2 settimane, ci vedevamo ogni giorno, ero lì seduti su sta panchina e lui che raccoglieva le energie per questo primo bacio che è avvenuto dopo 2 settimane. Goku, che sono pronto. Non so, per me era una cosa, non lo so. Nel mio caso stavo con una ragazza che aveva già avuto il suo primo bacio e io no. Quindi lei ci teneva tantissimo che il mio primo bacio fosse il più bel bacio. E quindi questo significava che ogni volta che ci vedevamo non si concludeva mai niente con questo bacio. Perché lei dice no, questo non è il momento. No, la prossima volta con l'orizzonte, il sole, il tramonto. Stava aspettando il momento più bello di tutti, il tramonto all'arcobaleno, però è avvenuto in camera sotto un cuscino. No, perché ancora a quell'età non sai che devi sempre abbassare le aspettative, esatto, nella vita. Sì. Queste erano le nostre prime volte, esatto. Approfittiamo per salutare tutte le persone che inconsciamente sono state tirate in ballo in questo video loro malgrado. Esatto, e salutiamo tutte le persone che seguono Fanpage e naturalmente anche Fanpage. Grazie mille. Grazie mille. Ciao. Ciao.